mondo nuovo. Le 10:05:30, questa è RAI Radio 1, il mondo nuovo di martedì e il mondo con Massimo Recalcati. Messaggi per lui, sms, whatsapp e whatsapp audio al 335-699-2949. Bentornato al mondo nuovo, Massimo. Buongiorno, buongiorno Vanessa. Allora Massimo, l'avevamo annunciato martedì scorso, oggi è San Valentino, parliamo di amore, tema che tu conosci molto bene, i nostri ascoltatori che sono anche utenti della TV ti hanno visto in televisione, Lessico amoroso, da cui è stato tratto anche il tuo libro, Mantieni il bacio, lezioni brevi sull'amore, edito da Feltrinelli. La prima domanda che ti faccio, Massimo Recalcati, è questa: oggi è San Valentino, la festa degli innamorati, ma siamo inondati di gadget, mi verrebbe da dire, più che di regali. È la dimostrazione che il consumismo ha pervaso ogni aspetto della nostra esistenza, anche l'amore, la manifestazione dell'amore, che dovrebbe essere invece uno degli aspetti più fascinosi, più misteriosi, più intimi della nostra vita? Beh sì, effettivamente direbbe Hölderlin che solo i poeti hanno il diritto di parlare d'amore e di custodire il suo mistero. Però come dici tu, noi viviamo in un tempo in cui non solo siamo sommersi di gadget, ma l'amore stesso rischia di diventare un gadget, no? Cioè un oggetto pensato sul modello delle merci, e quindi diciamo così, come tutte le merci a scadenza, il frigorifero diciamo viene sostituito da un frigorifero che ha performance più efficaci, come un'automobile o come qualunque altro oggetto. L'amore rischia di essere appunto pensato all'interno di questa logica economica, no? In questa logica mercificata. E per questo io sostengo, dico, ripeto che il nostro tempo si nutre di una grande impostura, che è l'impostura del nuovo, e cioè che la salvezza o la soddisfazione si trova sempre nel nuovo oggetto, no? Sia esso un frigorifero, un'automobile o anche un nuovo amore, che il nuovo è più ricco del vecchio, diciamo così, di ciò che già si conosce. È come se ogni amore avesse, come dire, il tempo, avesse i giorni contati, no? Ogni amore la data di scadenza destinato... come lo yogurt. Esattamente, avere i giorni contati, ma lo dicono anche i neuroscienziati, no? Quando per esempio ci ricordano che l'effetto eccitante dell'incontro amoroso, che stimola alcune zone del cervello attraverso la dopamina, è destinato a esaurirsi tra gli 8 e i 16 mesi, no? Appunto come uno yogurt o come un frigorifero. Dunque noi viviamo in questo tempo che però, mentre sostiene che la salvezza è nel nuovo, nel ricambio continuo dell'oggetto, in realtà noi sappiamo, come anche psicoanalisti, che il ricambio continuo dell'oggetto produce paradossalmente la stessa insoddisfazione, e cioè che la soddisfazione non sta nel ricambio continuo dell'oggetto, ma piuttosto nel rendere un oggetto unico, nel metterlo fuori dalla serie, no? E questo, se vuoi, è una definizione, una prima definizione dell'incontro amoroso. Cioè l'incontro d'amore è un incontro che interrompe la serie anonima degli oggetti, no? Rendendo un oggetto, l'oggetto amato, fuori serie, no? Come si dice appunto quando siamo di fronte a un oggetto che si illumina, no? Per la sua particolarità irriducibile, cioè rende l'oggetto insostituibile. Questo è il significato, per esempio, di una definizione che io amo molto, che Lacan ha dato una volta dell'amore, quando dice: l'amore è sempre amore per il nome proprio. E il nome proprio, se ci pensi, è nella lingua, in ogni lingua, l'unico termine che appare intraducibile, no? Non esiste un sostituto. Il nome proprio è unico, irripetibile, come è, dovrebbe essere, l'incontro d'amore. In questa società che Bauman ha definito una società liquida, da quello che tu mi dici mi sembra di poter dire che anche l'amore è diventato liquido. Come fa a esistere in questa società liquida un amore non liquido, l'amore del nome che tu hai citato, di cui hai appena parlato?
Beh, diciamo, in contrapposizione alla dimensione liquida in cui noi viviamo, gli amanti giurano sempre che questo amore, il loro amore, sia un amore per sempre, no? Per sempre è la dichiarazione d'amore, accompagna sempre ogni dichiarazione d'amore, no? Sempre ogni dichiarazione d'amore è per sempre. Ma che cosa vuol dire che è per sempre? Vuol dire che quell'incontro che gli amanti hanno fatto, che appunto esce fuori dalla serie anonima degli oggetti, questo incontro che è fatto di luce fondamentalmente, ecco, non deve esaurirsi nell'istante dell'incontro, ma deve potersi ripetere infinitamente, no? È quello che dice Marie Schneider a Marlon Brando nell'ultimo tango a Parigi, no? Lì abbiamo un incontro amoroso, erotico, intensissimo, e lei dice a lui: ci siamo incontrati per caso, ma adesso dovremmo riuscire a trasformare il caso in un destino. Ecco, questa scommessa, trasformare il caso in un destino, rendere la contingenza dell'incontro una necessità, trasformare appunto l'istante in qualcosa che dura, no? Lo diceva Paul Éluard, l'amore è il duro desiderio di durare. Ecco, questa è la grande scommessa degli amanti. È chiaro che è una scommessa che sfida una serie infinita di difficoltà, no? Camus diceva che in un secolo ci sono due o tre veri amori, uno era il suo, quindi ci lasciava, quindi siamo, diciamo, tutti spacciati. Ci lasciava poche speranze. Ma quali sono le insidie che ostacolano lo sforzo degli amanti di trasformare il caso in un destino? Beh, intanto è un problema che Freud già sollevava, no? Cioè il fatto che c'è una incompatibilità di fondo tra la dinamica del desiderio, che esige appunto sempre il nuovo, che esige di poter amare ciò che non ha, diciamo così, noi desideriamo solo ciò che ci manca, e la presenza dell'oggetto, no? Questa presenza che rischia di diventando familiare, rischia di spegnere il desiderio. Allora, secondo Freud, esisteva un'incompatibilità tra la dinamica del desiderio e la continuità, la costanza della presenza dell'oggetto, se vuoi, tra la dimensione della tenerezza che accompagna ogni legame d'amore e invece quella inebriante, erotica del desiderio. È qualcosa che noi constatiamo, cioè la tendenza a trasformare l'incontro d'amore in un legame familiare tende a spegnere, come dire, la dimensione erotica del desiderio. Quell'immagine che ci dà Adorno in Minima Moralia, no? Della canottiera bianca, del padre d'estate, come qualcosa che azzera ogni forma possibile di desiderio. Adorno la chiamava un'intimità alienante. Ecco, la difficoltà degli amanti è innanzitutto questa: come preservare la forza, la potenza erotica del desiderio laddove la relazione, se dura, tende inevitabilmente a diventare una relazione familiare. Questo è un grande problema. E come si fa, Massimo Recalcati? Ungaretti parlava dell'amore come di una quiete sempre accesa. Questa è la grande difficoltà, no? Cioè tenere insieme, come dire, il mistero da un lato, che appunto mantiene attivo il desiderio, e la familiarità che rende l'amore capace di durare nel tempo. Perché questo è appunto il grande dilemma di ogni amore, no? Sono le parole di Roland Barthes, che ha scritto uno dei libri più belli sull'amore, intitolato Frammenti di un discorso amoroso, quando proprio Roland Barthes si chiede: ma dura o brucia? Perché se brucia non dura, ma se dura non brucia. Allora la tua domanda è: ma come si fa a tenere insieme il duro desiderio di durare, la durata, con appunto la canottiera bianca? La durata che implica la canottiera bianca, con invece l'ardore, il bruciare
del desiderio? Beh, quello che noi vediamo è che è fondamentale preservare una distanza, preservare un segreto, preservare la capacità, diciamolo meglio, no? come afferma Winnicott, la capacità di stare soli. Perché se l'amore è, diciamo così, la risoluzione dell'angoscia nei confronti della solitudine, cioè se il legame d'amore è un modo per cui io tratto la mia angoscia di restare solo, l'amore ha il fiato corto e tende a produrre patologie, la più evidente quella di appunto annullare la dimensione del desiderio e far prevalere quella della canottiera bianca, appunto della intimità alienata del legame familiare. Invece proprio nel rimanere soli e nell'amare La non tanto io ti amo perché nonostante tu sia diverso da me, ma è la diversità il fondamento di ogni legame d'amore. Il legame d'amore non sopprime la solitudine, ma è la solitudine che rende possibile il legame d'amore. Come dire, riusciamo a condividere ciò che è incondivisibile. Questa è veramente la bellezza quando c'è, la gioia quando c'è del legame amoroso. Questo, Massimo Recalcati, mi fa venire in mente due cose. La prima è che ti chiedo, naturalmente, il rapporto tra l'amore e la libertà, perché tu parli di mistero, di distanza, di differenze, quindi ovviamente qual è il rapporto tra l'amore e la libertà dell'altro? E l'altra domanda è relativa alla mancanza, perché se rimane mistero c'è anche una distanza tra gli amanti. Beh, allora, è chiaro che in ogni amore esiste un disegno di appropriazione, no? Quando io sei mia, sei mio, la spinta appropriativa non è una deviazione patologica dell'amore, ma è una manifestazione dell'amore. Solo che cos'ha questa spinta appropriativa di particolare che la distingue, per esempio, da un atto violento di sequestro della libertà dell'altro? Che io certamente voglio che lei sia mia, voglio che lui sia mia, ma voglio che lei sia mia, che lui sia mio liberamente. Io voglio essere proprietario dell'amore non come sono proprietario della mia automobile o di questo libro, ma voglio essere proprietario, come dire, della sua libertà che resta libera. Ma può esistere, mi chiedo appunto, una libertà prigioniera? Perché se una libertà prigioniera implicherebbe il fatto che non è più libertà. Ma questo è il paradosso sottile su cui si sostiene ogni amore. Io voglio che lei sia mia, ma che sia mia in modo libero, cioè che ogni volta tra tutte le scelte che può fare, che liberamente può fare, scelga me. Ecco, quando l'amore, quando questa spinta appropriativa diventa patologica, quando rifiuta la libertà dell'altro e si impone su questa libertà attraverso, per esempio, la violenza, attraverso il sequestro, attraverso la soppressione della libertà. Quando noi parliamo di mistero dell'amore, di distanza necessaria ad alimentare il desiderio, beh, noi diciamo che io amo la libertà assoluta dell'altro, no? Che vorrei fosse mia, ma al tempo stesso vorrei che fosse pienamente libera, libera di scegliere me ogni volta, di ripetere ogni volta questa scelta. Ecco perché il femminicidio, la violenza, come manifestazioni, diciamo, barbare di questa spinta appropriativa non hanno nulla a che fare con l'amore, ma sono proprio una profanazione dell'amore, perché il fondamento dell'amore è amare l'assoluta libertà dell'altro. Massimo Recalcati, l'assoluta libertà dell'altro però potrebbe portare a un tradimento del patto amoroso, di questo patto tra gli amanti. Cosa succede quando l'amore è tradito? Tocchiamo, diciamo, qualcosa di molto doloroso, nel senso che quando gli amanti si incontrano per caso e vogliono trasformare il caso in un destino, solitamente interpellano anche gli astrologi, no? Fanno leggere i temi natali per verificare se nelle stelle scritte
detto che il nostro amore sarà per sempre, no? Oppure procedono attraverso vie più simboliche come quella del matrimonio, perché ogni matrimonio civile o religioso implica un patto, appunto, un patto che sfida il tempo, che vorrebbe durare nel tempo. E nonostante però gli astrologi e nonostante i contratti matrimoniali, noi sappiamo che anche i grandi amori finiscono, no? Anche gli amori più appassionati possono conoscere la loro agonia. Ma questo significa che ogni volta che noi giuriamo, questo lo dico in generale, ogni volta che noi giuriamo, per esempio giuriamo sul nostro amore, giuriamo che il nostro amore sia eterno, sempre l'ombra dello spergiuro accompagna ogni giuramento, perché fra 10 anni io non sarò più quello che ha giurato 10 anni fa. Il tempo introduce una trasformazione imprevedibile, per cui sempre, anche nei più autentici giuramenti, è presente l'ombra scura, diciamo così, del tradimento. Il vero tradimento però, quando accade, è il tradimento nei confronti del nostro desiderio, cioè non è solo il tradimento reso possibile da un altro incontro, no? Ma è il tradimento nei confronti della nostra stessa parola. Questo è quello che fa più male, no? Tradire il proprio desiderio. Certo, di fronte al tradimento, che è un'esperienza appunto diffusa, ci sembra che ci cada il mondo addosso, Massimo Recalcati. Ci sembra che ci cada il mondo addosso. Assolutamente, perché non è solo, diciamo così, una ferita narcisistica, no? Cioè l'altro ha preferito un altro a me, non ha avuto pensiero di me mentre stava con l'altro, ma viene meno il mondo così come gli amanti lo hanno reinventato, no? Il mondo condiviso, il mondo del due. È come se questo mondo nuovo, che è il mondo che sorge in ogni incontro d'amore, no? Come dire, il mondo resta quello di prima, ma adesso è nuovo perché noi lo sperimentiamo come un mondo condiviso. La bellezza del mondo è condivisa dai due. Ecco, il tradimento è una ferita non solo narcisistica dell'io, ma è una ferita che fa vacillare il mondo del due. Il mondo del due vacilla e dunque questo crea la sensazione di spaesamento, di perdita di identità, di caduta depressiva, di insignificanza che spesso accompagna, diciamo così, l'esperienza di chi si sente tradito nell'amore. È un po' come la perdita di una persona cara, come il lutto di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, oppure c'è qualcosa di diverso? Come si fa a superare questo trauma? Beh, intanto intanto l'esperienza del tradimento è un'esperienza del lutto, no? Perché viene meno, appunto, si perde questo mondo condiviso, si perde la fiducia nei confronti dell'altro, si perde il fondamento del patto, quindi si perde, come dire, la scommessa di fondo, no? Che appunto sarà per sempre. In realtà questa perdita può generare comportamenti molto diversi. Io penso che ci sia una nobiltà, per esempio, a rendere imperdonabile un tradimento, una nobiltà, una fierezza, anche se posso dire così, nel rendere imperdonabile un tradimento, e ci sia una nobiltà e una forza anche nel perdonare un tradimento, nel attraversare questo lavoro lungo e atroce, anche per certi versi, che è il lavoro del perdono. Perché lungo e atroce? Perché il perdono, noi non perdoniamo perché dimentichiamo. Il perdono non è una dimenticanza del tradimento, ma noi possiamo dimenticare solo se accediamo al perdono, no? E il perdono è in generale, non solo nella vita amorosa, ma se ci pensi, il perdono è l'unica esperienza che noi possiamo fare su questa terra di ridare la vita a qualcosa che sembrava morto, no?
Questo accade nel perdono, nella vita amorosa, per esempio. Questo amore che, come dire, ha tradito se stesso, questo amore che è venuto a meno rispetto alla sua parola, attraverso il perdono, ecco, io lo faccio esistere di nuovo. È chiaro che una volta rotto il vaso non è più come prima, no? È difficile ricomporre il vaso nei suoi pezzi senza che le ferite, le crepe nel vaso siano visibili. Però io citavo nel mio libretto un'arte giapponese molto nota, Kintsugi, che consiste nel tenere insieme i vasi rotti orlando d'oro le crepe che solcano appunto il vaso. Il vaso diventa ancora più prezioso una volta che è ferito e ricomposto. Massimo Recalcati, ritorniamo col perdono dell'amore. Rai Radio 1, il mondo nuovo con Massimo Recalcati. Stiamo parlando di amore. Eravamo arrivati prima della pubblicità dell'Onda Verde al trauma del tradimento, al perdono. Allora sono arrivati tanti messaggi per Recalcati al 335-699-2949. Massimo, vedere tutti i giorni una crepa rivestita d'oro, perché hai citato l'arte giapponese di riparare i piatti rotti con l'oro, vedere tutti i giorni una crepa rivestita d'oro è sicuramente piacevole, ma la crepa è ancora più evidente, scrive Luca. Ti faccio un'altra domanda arrivata da Silvana. Più che dell'amore, oggi il professor Recalcati parla della sofferenza che provoca l'amore. Allora, a questo proposito, poi risponde ad entrambe le domande, ti faccio sentire una clip tratta dal Postino col grande Massimo Troisi e Felipe Noiré. Devo parlare con voi, non parlo. Deve essere molto importante, perché anzi mi come un cavallo. Importantissimo, Don Pablo, mi sono innamorato. Bueno, non è molto grave, c'è rimedio. No, no, che rimedio, Don Pablo, ma non voglio rimedio, voglio stare malato. Mi sono innamorato proprio, innamorato. Allora, Massimo Recalcati, è malato Troisi che è innamorato, e poi ancora questi piatti rotti, rimane la crepa, come chiede Luca? No, intanto, ecco, l'ascoltatrice che dice che stiamo parlando solo di sofferenza, vorrei smentirla. Cioè, l'amore è un'esperienza di gioia. L'incontro è un miracolo. E questo miracolo, ahimè, come ogni miracolo poi in fondo in realtà, noi non possiamo programmarlo. Una volta esistevano agenzie che combinavano, diciamo, le identità nel modo più adeguato per rendere possibile l'incontro. Adesso ci sono strumenti tecnologici che favoriscono gli incontri, ma io ho un paziente divenuto famoso perché l'ho citato spesso, che si apposta col suo carrello nei supermercati cercando di inscenare, no, il tempo dell'incontro. Ma gli incontri non avvengono così. L'incontro d'amore avviene sempre per caso. Anzi, varrebbe la legge opposta: più uno lo cerca, più non lo trova, no? È quello che Picasso diceva della sua opera: io non cerco, trovo. Ecco, quindi noi siamo sospesi nell'amore a questo miracolo dell'incontro, ma quando l'incontro accade è una gioia straordinaria, cioè l'orizzonte del mondo si dilata, anzi ancora di più, noi possiamo dire, come ho detto, insomma, che nasce ancora una volta il mondo, un mondo nuovo, che è il mondo del due, è il mondo in cui ogni esperienza della bellezza necessita, per esempio, di essere condivisa con l'altro, no? Ed è per questo che allora diciamo che quando un amore muore, collassa anche questo mondo. Ma l'esistenza di questo mondo è ciò che sostiene la gioia dell'amore, che è sempre, diversamente da quello che pensava Freud, non tanto un'esperienza di accentramento narcisistico dell'io, cioè io amo l'altro perché l'altro riflette di me un'immagine ideale, ma una straordinaria esperienza di decentramento, l'uno che diventa due. Ecco, questo mi pare il punto che non dobbiamo mai dimenticare, per cui vale la pena ogni volta scommettere sull'amore, anche se, come ripeto, citando Camus, le percentuali di riuscita sono piuttosto basse. E invece l'ascoltatore che fa riferimento alla crepa rivestita d'oro,
che appunto è la nobile arte del Kintsugi. Il vaso mostra la sua crepa. Ora, che cosa legittima la possibilità del perdono? Il fatto che questa crepa d'oro è come una ferita, perché appunto la ferita del tradimento resta, ma è una ferita che è diventata, diciamo così, una poesia, no? Allora, riuscire a trasformare la ferita in una poesia è la grande impresa del perdono, quando questa riesce, no? Altrimenti, ripeto, io trovo che ci sia anche una nobiltà e una fierezza nel giudicare imperdonabile un tradimento. Quanto conta il pentimento dell'altro nel perdono, Massimo? Allora, conta, evidentemente conta, soprattutto conta il fatto che i tradimenti non diventino seriali, no? Perché, diciamo, se il tradimento è un'esperienza, allora il perdono diventa possibile, ma se c'è una serialità, come a volte c'è, nel tradimento, è chiaro che quella serialità diventa imperdonabile e indica una problematica all'interno della coppia. Ma la vera, e adesso abuso un po' di questa parola forse, ma se c'è una gioia nel perdono, questa gioia trascende anche l'esperienza del pentimento dell'altro, no? Perché la gioia di essere riusciti in questa operazione alchemica difficilissima, no? Trasformare il fango in oro, trasformare la ferita in una poesia. Massimo Recalcati, due WhatsApp audio per te. Buongiorno da Mauro di Treviso. Volevo chiedere al professore Calcati la differenza tra amore e possesso e quando l'amore sconfina nel possesso dove può arrivare e cosa è lecito aspettarsi per governare e gestire tutto. Buona giornata. Buongiorno a tutti, buongiorno Recalcati, la stimo moltissimo e grazie. Si può cambiare per amore? E che ruolo gioca eventualmente l'intelligenza emotiva in questo cambiamento? E chi non cambia? Perché non cambia? Grazie, Tullio Ciogli da Rieti. Massimo Recalcati, allora domande. Possesso, sì. L'avevi accennato prima. Sì, allora, la dimensione appropriativa fa parte dell'amore, no? Cioè, in ogni amore c'è la spinta a voler essere unico per l'altro e a rendere l'altro unico, no? Fuori serie. Al tempo stesso però abbiamo detto che questa spinta appropriativa non può e non ha il diritto e non ha mai il diritto di ridurre l'altro ad una roba, come diceva il mastro Don Gesualdo di Verga, no? Ridurlo ad una cosa, ridurlo ad un oggetto. Perché? Perché l'amore è innanzitutto l'amore per la libertà dell'altro, no? Allora, quando un amore sconfina patologicamente nel possesso, quando il possesso punta a negare la libertà dell'altro, no? E invece la spinta appropriativa particolare, questa speciale appropriazione che caratterizza l'amore degno di questo nome, è che io vorrei appunto appropriarmi della libertà dell'altro, ma in quanto libertà. Cioè preservandola in quanto libertà, non negandola in quanto libertà. Questo ci porterebbe ad aprire una parentesi, magari gli dedichiamo una puntata intera al tema della gelosia, no? Perché l'esperienza della gelosia è esattamente a fondamento della spinta, che può essere anche patologicamente molto grave, della appropriazione del possesso, cioè il terrore, diciamo così, di perdere l'oggetto. Il terrore che un intruso, un'intrusa possa sottrarmi l'oggetto, tra virgolette, del mio amore, no? Possa impoverirmi, possa improvvisamente derubarmi dell'oggetto. La seconda questione è del cambiamento. Beh, quando noi amiamo, amiamo tutto dell'altro. Questa è un'altra grande gioia dell'amore, no? Se vuoi, l'esperienza dell'incontro amoroso tiene insieme questi due elementi contraddittori. Da una parte noi ci innamoriamo sempre di alcuni dettagli.
cioè il dettaglio implica anche una certa imperfezione, no? L'incontro d'amore non è mai l'incontro con una bella immagine, ma è l'incontro con qualche dettaglio che ci cattura. Può essere un certo difetto del naso, un certo difetto della pronuncia, un certo modo di camminare, un certo profumo. È il dettaglio che ci rapisce. Dall'altra parte, però, quando amo, io amo tutto dell'altro. Non amo solo la dimensione, appunto, idealizzata dell'altro. Anzi, quando gli amori avvengono attraverso questa ipnosi narcisistica per cui io amo l'immagine ideale dell'altro, hanno i giorni davvero contati, no? Io amo tutto dell'altro, significa che io amo anche le bizzarrie, le anomalie, i difetti, le storture, i sintomi dell'altro, no? E quando l'amore è così, amore per il sintomo dell'altro, amore di tutto ciò che l'altro è, amore del reale e non dell'ideale dell'altro, c'è la possibilità che l'amore duri nel tempo. Ma forse l'ascoltatore, quando poneva la domanda sul cambiamento, poneva la domanda su, come dire, quanto l'amore è in grado di decentrarmi dal mio io, quanto l'amore può spostare me stesso da me stesso. Questa è una grande questione, ed è per questo che, per esempio, gli uomini fanno molta più fatica nell'amore che non le donne, perché hanno una difficoltà a decentrarsi dal proprio io. Infinitamente, diciamo così, sono molto più legati al proprio essere, e dunque sono, Lacan direbbe in un modo un po' brutale, sono ingombrati dal fallo, diciamo così, e dunque hanno una difficoltà nell'aprirsi all'amore. Ed ecco perché quando un uomo ama si femminilizza. Questo lo vediamo molto bene anche nella esperienza clinica, no? Cioè, più un uomo accosta l'amore, più acquisisce, diciamo così, tratti, modi femminili, nel senso massimamente positivo del termine. Massimo Recalcati, una domanda sulla gelosia che arriva da Gianluca, così anticipiamo un tema delle prossime puntate. A volte questo amore è una camera a gas, lo si può dire anche quando c'è troppo amore, o è un amore asimmetrico? Questi non sono esempi di amore, dice Gianluca. No, allora, quando l'amore diventa una camera a gas, bisogna lasciare la camera a gas. Il fatto che il caso debba diventare un destino e che l'amore debba essere per sempre non implica il fatto che noi dobbiamo restare per sempre in una camera a gas, diciamo. Se l'amore diventa una camera a gas, l'amore ha tradito se stesso, no? E quindi in quel caso benvenga, diciamo, la separazione, la rottura. Ci sono rapporti che purtroppo durano nel tempo senza amore per una serie di ragioni. La più comune è l'angoscia nei confronti della solitudine e dell'isolamento. L'altra, per esempio, è la tutela dei figli. Questo è un altro capitolo molto importante. Noi pensiamo sempre che la nascita di un figlio in una coppia, per esempio, rafforzi il legame. E invece sappiamo, nella nostra pratica analitica, che molto spesso le grandi crisi coniugali, anche quelle che portano alla rottura del rapporto, a volte avvengono proprio con la nascita dei figli. Perché la nascita di un figlio introduce nella coppia, diciamo, un vero e proprio sisma affettivo, no? Per cui, per esempio, per un uomo diventa difficile poter continuare a desiderare una donna che è divenuta madre, e per una donna può diventare difficile desiderare un uomo che è divenuto padre, e al tempo stesso tra i due appaiono i corpi e le soggettività dei figli, che catturano gran parte della libido che prima, diciamo così, circolava tra i due. Ora, la nascita di un figlio è veramente la messa alla prova della tenuta di una coppia, e non a caso, appunto, lo psicanalista sa che la nascita dei figli spesso coincide con una crisi del rapporto di coppia.
Massimo Recalcati, avrei voluto chiederti qual è il valore della testimonianza della propria famiglia, ma il nostro tempo sta finendo. Allora ti faccio lo stesso una brevissima domanda, visto che tu vieni da una famiglia di floricoltori. Che fiore regaliamo oggi al nostro amato o alla nostra amata? Guarda, io di solito a mia moglie, che si chiama Valentina tra l'altro, e quindi regalo doppio oggi. Sì, esatto. Cerco sempre di regalarle i fiori che lei ama di più, che sono le calle bianche, ma raramente. Dati dell'amore, uno dei simboli delle grandi manifestazioni dell'amore è il bacio. Allora, per spiegare cos'è il bacio, abbiamo in collegamento un grande antropologo, giornalista, divulgatore scientifico, che ha scritto proprio un libro sul bacio con Elisabetta Moro, Baciarsi di Einaudi, e che oggi pomeriggio. Nel pomeriggio alle 18:30 al caffè del teatro San Carlo di Napoli racconterà cos'è il bacio. Benvenuto al Mondo Nuovo, Marino Gnola. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cos'è il bacio? Come è cambiato nel corso dei secoli? Dacci un'anticipazione. Beh, il bacio è il contatto più epidermico, ma nel senso tempo stesso il contatto più profondo fra due persone, perché per un attimo, per quello che dura un bacio, fa di due esseri uno solo. Quindi è un vero interfaccia, nel senso che sono due volti, non è che diventano una sola cosa, e entrano in connessione attraverso questo gesto che è uno dei più antichi del mondo. Ovviamente cambia di significato a seconda delle epoche, però gli umani si sono sempre baciati. E cambia il bacio tra due innamorati, tra due amanti o tra due persone che si scambiano? Qual è la differenza tra il bacio tra due innamorati, certo, e il bacio tra degli amici, una madre con un figlio, un padre con un figlio? Cambia totalmente, perché il nome è sempre lo stesso, bacio, però i significati sono infiniti. Proprio c'è il bacio d'amore, il bacio di passione, ma c'è anche il bacio appunto di affetto, quello che dà la madre al figlio, o padre al figlio, quello che si dà agli amici, ma c'è anche il bacio di nutrizione, che forse è il primo di tutti, perché in realtà l'uso di baciarsi deriva proprio dall'uso di certe società animali superiori, gli scimpanzé, così, di nutrire i figli imboccandoli, premasticando il cibo. Lo facevano le mamme scimpanzé all'origine dei tempi, e imboccavano i figli. Ecco, poi questo gesto di nutrizione diventa invece il gesto di protezione, di passione, di amore, diventa il nostro bacio. Ma ci sono baci di ogni tipo, ci sono baci politici. Mi vengono in mente, mi vengono in mente i baci di Khrushchev, oppure insomma di tutti i leader sovietici. Come no, il famoso bacio che finì sui giornali di tutto il mondo, di Brezhnev a Honecker. Fra l'altro il fotografo che immortalò quel bacio è morto proprio quest'anno, anzi l'anno scorso, nel 22. Continuo a pensare che siamo ancora nel 22 e quindi ce ne sono davvero. Hai ancora qualche mese per abituarti, dai. Sì, appunto. Poi ci sono i baci religiosi, no? All'origine i cristiani dovevano baciarsi sulla bocca durante la messa, anche sconosciuti, fra uomini e donne, non c'era nessuna differenza. Senza quel bacio la comunione non era completa, non ci si poteva dire cristiani, lo dice San Paolo. Dice: salutatevi con il bacio santo. Il bacio santo era proprio il simbolo della fratellanza cristiana. Quindi poi ovviamente questo bacio è stato sostituito da quel segno di pace che noi oggi ci scambiamo a messa, però in origine era così. Quindi vuol dire che il bacio è effettivamente un gesto universale, che però può significare tante cose diverse, perfino in quelle società che poi non usano il bacio come noi, cioè il bacio di labbra, ma si baciano per esempio sfregando il naso. Tecnicamente si chiama conflicazione nasale, un termine bruttissimo, però e come fanno gli indiani, ha lo stesso valore, perché adesso però ha lo stesso valore, anche perché poi nel frattempo il cinema, che è la grande industria del bacio, ha diffuso il bacio all'occidentale, il nostro bacio in tutto il mondo. Quindi anche quelle culture che una volta avevano un modo diverso di baciarsi, adesso hanno adottato il nostro.
questi scambi di dolcezza e di affetto, il bacio, il naso, quello che è, sono rimasti costanti dall'Ottocento, diciamo, in poi, oppure c'è un'impennata, c'è qualcosa di diverso nei nostri tempi? La grande differenza la fa il cinema. Quindi siamo alla fine dell'Ottocento, negli ultimissimi anni dell'Ottocento, e il cinema è l'industria del bacio, tant'è vero che uno dei primissimi film della storia del cinema, siamo nel 1895, dura un minuto e si chiama The Kiss e rappresenta un bacio. L'intero film è un bacio. Quando viene proiettata la pellicola è uno scandalo, i giornali scrivono cose terribili, addirittura il New York Times scrive: se questa è la nuova arte è bene che finisca subito, e fra l'altro predice che il cinema non avrà futuro, evidentemente non ci ha preso. Ecco, quello è proprio l'inizio del bacio, poi da allora il cinema è tutto un susseguirsi di baci celebri, di baci che durano tre minuti, come i baci di Casablanca o di Notorious, no? Dove Ingrid Bergman e Cary Grant si baciano all'infinito, eppure quei baci non erano veri, perché in America dagli anni 20 agli anni 60 è stato un vigore, un codice, il codice Hays, dal senatore che lo promosse, per cui un bacio sullo schermo non poteva durare più di tre secondi. E allora com'è possibile che da tre secondi si arriva a tre minuti? E quello è un trucco di Hitchcock che quando diresse Ingrid Bergman e Cary Grant in Notorious disse: baciatevi per tre secondi, allontanatevi un pochino, sussurratevi qualcosa con le bocche vicine, ma che non si tocchino, per carità. Poi vi date un altro bacio per tre secondi, poi allontanatevi di nuovo. In questo modo lo spettatore ebbe l'impressione di vedere il bacio più lungo della storia, che non era un bacio. Due domande, un'ultima domanda, Marino Agnola, ti volevo chiedere: qual è il valore del bacio pubblico? Penso per esempio al bacio che c'è stato a Sanremo tra Fedez e Rosa Chemical, oppure penso per esempio alla vostra iniziativa di questo pomeriggio, perché chiederete alle coppie di baciarsi, verranno fotografate e il loro ritratto andrà sui social del Teatro San Carlo. Quindi il valore del bacio pubblico è quello di Brezhnev? È ancora fortissimo. I social hanno cambiato, aggiunto qualcosa. I social hanno sicuramente abituato tutti all'idea del bacio e alla diffusione dell'immagine del bacio. Una volta era solo il cinema, oppure i magazine, i rotocalchi, adesso invece no, con i social vediamo baci dappertutto. Però ciò nonostante, il bacio pubblico rappresenta ancora una soglia del cambiamento anche. Ecco perché i baci di Sanremo in questi giorni hanno fatto tanto scalpore e se ne parla tanto, perché un bacio non è mai un gesto, ripeto, apparentemente epidermico, labbra contro labbra, ma in realtà è il gesto più profondo che ci sia. E perché noi, al di là di Sanremo, perché noi li mettiamo sui social i nostri baci con gli amati? Perché oggi la vita privata diventa facilmente pubblica, anzi quello che sta avvenendo meno è il confine fra pubblico e privato, perché i social non sono altro che questo, che la messa in comune, la condivisione, come si dice in termine digitale, proprio della nostra vita. E quindi in un tempo in cui il privato diventa pubblico, è normale, forse non può non piacere, però è fatale che anche i nostri baci, manifestazioni così intime, si viralizzino e diventino di tutti. Grazie a Marino Agnola, che nel pomeriggio sarà al Teatro San Carlo di Milano, baciarsi al San Carlo con Elisabetta Moro. Di Napoli. Cosa ho detto? Milano? No, San Carlo di Napoli, scusa Marino Agnola, è naturalmente San Carlo. Prego. A Napoli. Grazie, buona giornata. E grazie buona a tutta la... Buona giornata Marino Agnola, ripetiamo alle 18.30 a San Carlo di Napoli. Grazie a tutta la squadra del Mondo Nuovo, Mimmi Micocci in regia, in redazione Stefania Bove, Laura Nerozzi, Grazia Navella, la parte tecnica questa mattina Fabio Lelli. Riascoltateci su Rai Play Sound, scriveteci al mondonuovo@rai.it. Adesso c'è il GR1 e poi Che giorno è? Buona giornata al Mondo Nuovo.